Il pomodoro è l'ortaggio più diffuso ed in Val di Sangro c'è un importante polo orticolo che vanta una rilevante produzione. La storia del pomodoro, le sue caratteristiche ed importanti qualità sono state al centro di un incontro che si è svolto a Fossa Cesia Marina, organizzato da Donatella Mancini con l'intervento dell'agronomo Silverio Pacchioli, con lo scopo di far conoscere anche ai turisti non solo la zona di produzione, la Val di Sangro, ma anche la varietà e qualità del prodotto stesso. Un incontro organizzato qui a Fossa Cesia, nella Vallata del Sangro, che è la patria del pomodoro. Da qui, da tanti anni, partono pomodori che vanno in tutta la regione. Questa è una zona orticola importante, dove ci sono anche vecchie cultivar di pomodoro, oltre alle tantissime che stiamo provando. In queste zone noi proviamo anche nuove cultivar di pomodoro. Ogni anno ne proviamo 20-30, scartiamo quelle che non danno i risultati importanti e le altre le portiamo avanti. Recuperiamo quindi antiche cultivar, le miglioriamo. E dopodiché facciamo anche tutta la parte della trasformazione, quindi facciamo anche tutti gli assaggi. Questa sera siamo qui perché vogliamo presentare, raccontare la storia del pomodoro. Io dico sempre dalle Ande agli Appennini. Il pomodoro viene dal Sud America, è arrivato da noi e noi l'abbiamo migliorato. E consideriamo che l'Italia è il secondo produttore mondiale di pomodori e questo non è poco. Non dimentichiamo il nostro pomodoro a pera, che è importantissimo anche per il suo sapore. Il pomodoro nelle nostre zone, se prendiamo l'Abruzzo in generale, io dico sempre che ormai in Abruzzo, tolto il polo orticolo del Fucino, i due poli orticoli più importanti che sono rimasti sono questo e quello della Valvomano. La Valvomano è un po' più indirizzata ultimamente alle colture industriali. Quello che rimane, il polo orticolo per eccellenza e da sempre, e continuo a ripeterlo, è questo. Qui quindi non c'è solo la Costa dei Trabocchi, non c'è solo la Via Verde, ma ci sono anche bellissimi ortaggi e fra questi il pomodoro, tipico di questa zona della Vallata del Sangro, Fossa Cesia, Paglieta e tutti i paesi che ruotano attorno. In tutto il mondo esistono 75.000 cultivar di pomodoro, sono tantissime. Noi siamo abituati al nostro pomodoro antico, ognuno ha il suo pomodoro a pera, ognuno ha il suo seme che raccoglie. Nel mondo ce ne sono 75.000, sono tantissime. Una biodiversità importante, una biodiversità da riscoprire e da valorizzare. In Abruzzo io direi che ce ne sono una ventina di ecotipi locali, tutti belli, tutti buoni. Però ognuno ha un piccolo difetto, quindi bisogna prendere queste cultivar, tenere i pregi e cercare di allontanare i difetti, altrimenti questi non voleranno mai in alto.